e questo è il Bosco Ghigno. Allora, qui ci saranno tanti nemici, quindi piccolo consiglio, cominciamo a sconfiggerli perché ci serviranno tanti livelli. Allora, questi sono i ricci. Credo che si chiamino così, come si chiamano invece? Si chiamano... c'è anche questo, ma lo vedremo tra due secondi. Goomba selvatico. Allora, quello non stordito se non erro contiene una cosa di speciale, vediamo. Ok, attenzione, Luigi, ok. Oppure c'è una possibilità di non essere storditi, perché non vorrei ricordarmi male, però alcuni nemici non sono Goomba selvatici, ok? Vorrei non sbagliarmi. Infatti sono dei fagiolini. Ouch. Allora, passiamo al doppio martello. Prima in rallenti. A. B. A. Questa è la tecnica. Però è un po' strano, perché fatta così a rallenti fa schifo. Comunque, salto espulsione. Vai. B. A. Ah, ho sbagliato. B, B, A. Non è B, A, B. Pri. Ok, adesso la prossima facciamo bene. Allora, A, B, A, ok. A, B. Questa è la tecnica giusta. In pratica, se riuscite a premere A molto velocemente, dovreste riuscire a fare tanti, tanti, tanti danni. Ok, B, B, A, mi raccomando. B, B, A. Ah, perfetto. Questa è la tecnica giusta per usare le azioni martello. Bang, forse ce le spiegheranno più in là, però l'abbiamo sbloccate, quindi perché non usarle? Yahoo! Ok, level up. Vediamo un po' cosa aumentare. Cosa aumentare, cosa aumentare. 4, 4, 4, 4, perfetto, 4. Oh yeah. Luigi, level up. Luigi invece aumenterà i punti fratello. Punti vita. Punti fratello, punti fratello. Vai, 4, 4, 4, 4, 3. Va benissimo, va benissimo. L'importante è che non è un 1. Un 1. Allora, saliamo. Qui è pieno, pieno, pieno di strumenti. Quindi, mi raccomando, prendiamoli tutti, perché ci serviranno. No, fermati, ok. Okidoki. Allora, cominciamo. Un'altra volta il doppio martello, perché mi servirà l'avanzato e quindi devo sprecare i punteggi. Quindi vai, 1, 2. Ok, ce la sto facendo. Piano piano dovrei riuscirci. Salto espulsione. Anzi no, facciamo un martello normale perché non voglio sprecare troppi punti fratello. Ok. Tutti. Adesso, perfetto, ciao. Il doppio martello avanzato ci servirà, quindi lo preparo subito. Ok. Che poi non importa quanto danno fate a questi tizi, perché alla fine devono prima togliere il guscio. Diciamo così, altrimenti non potrete fare davvero nulla. Watcha. Inoltre c'è una piccola possibilità di ottenere un evento particolare con questi Goomba spinosi, che non sono Goomba spinosi, sono fagiolini spinosi, non so perché li hanno chiamati così. Fagiolotti spinosi. Bam. Però appunto è abbastanza raro, quindi non credo di potervelo far vedere subito. Ok, allora questa cosa ovviamente non c'è ancora spiegata, però la faccio lo stesso perché ci servirà per prendere i fagiolghigni, che ci serviranno appunto. Oh, vero. Succede spesso questo. Allora, vai con doppio martello. Accio! Bang. Allora, piccolo suggerimento. Adesso, anzi, piccola cosa più che altro. Salta. Ouch. Penso che tra poco finirà la parte dove non taglio i nemici, a meno che non appaiano appunto altri nemici, perché sapete già come lavoro io. Almeno a Super Mario Superstar Saga. Ouch. Super Mario Superstar Saga, che schifo. Ah, Mario e Luigi Superstar Saga. Ecco, bam. Fine. Allora, qui però c'è altra roba, quindi attenzione. Questa è l'ultima battaglia che farò, se non ci sono altri nemici. E basta, vai. Doppio martello. Vedete, perché adesso già non ho più niente da dire, quindi preferisco fare così. Espulsione, vai. B. B. A. 44, questo può fare male. Martello, vai. Hammer. Poi magari se accadrà quell'evento ve lo spiegherò, ma adesso non sembra accadere, quindi pazienza. Hammer. Ecco qui. Questi cosi, sconfiggeteli subito, sono molto rari. Sono i fagiolotti dorati, quindi vai. Ok, questi qui danno delle tessere. E in questo caso la tessera spina è la cosa migliore che esista in questo bosco. Quindi, subito. Cosa fa la tessera spina?
diminuisce un po' i punti fratello, ma sti gran cavoli. Danni per 2 con salto sui mostri con le spine. Questo vi servirà, soprattutto a Mario perché ha l'attacco più alto, tecnicamente. Bene, siamo a posto. Quindi, adesso che ho fatto anche vedere quell'evento, posso andare avanti senza problemi. Quindi cominciamo a tagliare. Perfetto, allora. Comunque questa è una mappa labirinto, mostra il punto in cui siete voi e dove sono i blocchi di salvataggio. Questa è importantissima. Allora, qui... Oh, fermi. Allora, questa è l'area opzionale. Allora, qui, cosa molto importante. Oltre ad esserci questi cosi, questi blocchi che danno tanti soldi e funghi e sciroppi, ed esserci qui questo qua, bene, qui c'è un tubo. I tubi, già li ho spiegati, praticamente vi fanno teletrasportare nel mondo. E possiamo tornare al piano astrale adesso, possiamo tornare anche nel bosco ghigno, volendo. Ah, questa è una cosa davvero stupenda. Comunque i nemici ovviamente non respawnano subito, quindi non potete fare avanti e indietro di continuo. E adesso dobbiamo usare il talpa, quindi vai, talpa, e vai con pulsante. Ok. Ovviamente per fare tutte quante queste azioni bisogna parlare con coso e etichetto, perché ci serviranno appunto tutte quante le azioni fratello. Ah sì, devo fare questa roba, vero? Allora, cominciamo. Vai. Intanto qua c'è roba nascosta che non serve per andare avanti, però è roba. E vediamo un po'. Mario, ecco, bravo, esci. Entriamo qui. E... Hammer! Ok, e si apre il pulsante. Allora, dov'è che non si va avanti? Perché... La fortuna è che c'è la mappa... Ok, ferma, vai. Ah, mamma mia, ok. Giù, Mario. Bravo, Mario. Allora, torna normale, grazie. Dov'è che devo andare? Mi sono già dimenticato dove devo andare, quindi fatemi un secondo tornare dove dovevo, dove stavo prima. Perché lì c'era la mappa, appunto. Allora, vediamo un attimo. Ok, devo andare prima a sinistra e poi tutto quanto in alto. Bene. Perché a sinistra c'è la roba extra, quindi vorrei andare a farla, perché è importante per me. Ok. Dunque, si va a sinistra allora, abbiamo detto, vero? Sì. Sì, si doveva per forza andare a sinistra. Ah, perfetto, c'era solo roba extra. Ricostituenti e funghi cura, bene. Quindi niente di roba extra che fa schifo. Poi tu, invece, ancora tu, eh? È inutile, anche se mi venite addosso non mi fate cadere. Ok, non possiamo ancora venirti addosso, quindi per adesso ignoriamo la cosa e andiamo avanti. Allora, salta! Ecco, allora. Fondatore e proprietario Frizzo, poesia d'amore 1. Il barile è vuoto come il cuor d'uomo, come... Come cuor d'uomo ci si entra dal fondo. Suggerimento. Dal fondo. Non è Mario. Ho sbagliato. Dal fondo è Luigi. Infatti adesso siamo a barili. E quindi possiamo stare qui. E il barile? Riflette i proiettili. E in quanto adesso possiamo appunto rompere la maschera e andare avanti. Perché quella era una maschera. Allora, vai. Jump. Jump ho detto, grazie. Allora, vediamo un po'. Ecco, adesso ci sono nuovi nemici, perfetto. Oh, no, 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 fermati. No, ah. Ok, questa battaglia è stata ovviamente tagliata perché non c'erano nuovi nemici, quindi ignoriamoli completamente. Allora, qui, fermi, dov'è che devo andare? Ok, questa è la parte giusta, quindi andiamo nella parte extra. Fermati, ok. Prima i nemici nuovi, caro. Allora, attenzione alle spine che vi possono fare male se colpiscono il vostro nemico, o meglio... Chi sta dietro, appunto. Ouch. Allora, la pattern ora me la ricordo. Vai. Ouch, mi ha preso anche quando stavo saltando, non ho capito perché. Ecco, tipo timido. Bang. Non vorrei sbagliarmi, però questi coi fanno male. No, ok, non vi fanno male. Ora salta. Ok, no, dannazione. Hanno una tempistica molto strana, quindi dovrò allenarmi leggermente per questi. Vai. Salto. Fine. Intanto ci danno dei sciroppi e Luigi level up. Cosa aumentiamo? Aumentiamo la velocità. Va benissimo, dai. Ovviamente un 2 quando c'erano innumerevoli 4. Ma a che livello sta? Al 12? Wow. Perché? Boh. Vai, rompi. Roba extra, yeah. La roba extra è sempre ben voluta qui dentro. Comunque penso di finire la... com'è che si chiama? Il bosco ghigno.
poi proverò a dare quello che devo fare, proverò a fare quel che devo fare alla regina, e poi penso di interrompere la sessione, perché già lo sapete, vado a sessioni in questo let's play. Quindi vai, prendi i fagiolghigni, grazie. Adesso si scende e si fa l'altra strada. Perfetto, siamo praticamente già arrivati al punto, chiamiamolo Y perché non è un punto X. Vieni qua, Mario, level up. Ok, allora vediamo un po'. A pochi punti, fratello? Rimediamo subito. Ti prego, ti prego, ti prego, ti... È un 2 ovviamente, sti gran cavoli. Allora, qui si va avanti. Ah no, qui non si può andare avanti, bene. Quindi bisogna per forza andare a sinistra. Allora, la battaglia ovviamente l'ho tagliata perché sono sempre le stesse cose, quindi è inutile farlo. Fondatore e proprietario Frizzo, poesia d'amore 2. Da sopra l'uomo barile godo di una nuova veduta. Ok. Verdolino, sì, l'uomo barile, con L si seleziona il barile e con B saltaci sopra. Ok, devo saltare sopra il barile, bene. Però non adesso, prima ci sono nemici da sconfiggere. Quindi, vediamo cosa possiamo fare. Allora, ok. Ok, ha saltato prima, quindi vuol dire che fa la rincorsa. Ok, perfetto, ho capito quello che bisogna fare. In sintesi, quando salta prima di attaccare, ve lo faccio vedere. Quando salta prima di attaccare vuol dire che fa la rincorsa, quindi attenzione e vai. Nah, dovevo saltare un po' prima. E quando invece non salta prima di avvicinarsi vuol dire che vi fa il mini sweep. Ok, comunque sto morendo, devo curarmi, quindi datemi giusto un secondo perché... Allora, funghi, funghi, sciroppo, sciroppo. Ok, dovrebbe bastare. E questa la taglio. Ok, allora, atteniamoci alla poesia d'amore numero 2. Fermi, c'è un fagiolghigno qui. Fagiolghigno, ok. Questa cosa però, già l'ho detto più volte, verrà spiegata non adesso. Però abbiate un po' di pazienza, mi serviranno i fagiolghigni. Quindi preferisco prenderli prima che dopo. Ah. Allora, Mario salta, bene, grazie, piano, al limite, e andiamo sul barile, ok. Ora, hammer, qui, e possiamo salire sul barile, vedete? Così fa Mario per salire sul barile, e poi, B. Questo è il trucco, quindi scendiamo dal barile, e siamo a posto. Allora, altra roba qui, credo proprio di no, quindi possiamo andare avanti senza troppi problemi. Allora, adesso iniziamo. Qui salvate, mi raccomando, salvate. Ok? Non siamo più nella cantina Ghigno, siamo nel bosco Ghigno. E radice, ridolina, ok? E stamp. Allora, iniziamo. Andiamo qui. Io sono Vinghigno, l'albero protettore di questo bosco. Più avanti vi è il grande albero, la vigna ridolina madre. Si può proseguire solo trovando i tre frutti della bacca ridolina. Bacca ridolina bianca. Bacca ridolina rossa. Bacca ridolina rosé. Quando avete trovato i tre frutti della bacca ridolina, tornate qui e vi farò passare. In pratica dobbiamo fare questo, chiamiamolo minigioco, anche se non è affatto un minigioco. Bisogna andare a cercare le bacche per andare avanti. Ovviamente non è un boss quello, eh. Per questo non si può sconfiggere adesso. Allora, qui ci sono due... Giusto? Sì, ci sono due. No, ce n'è una. Ci sono delle bacche da prendere qui. Quindi prendiamole subito. E ci sono ovviamente altri nemici. No, fermi, fermi. Sì, ce ne sono tantissime. Li sconfiggerò tutti quanti prima, dai. E abbiamo sconfitto tutti quanti i nemici. Allora, prima di continuare devo prendere ovviamente questo cosetto perché ci serve. Vai. E ridi fagiolo. Anzi, fagiolghigno, scusatemi, non ridi fagiolo, mi sono confuso, opsi. Allora, qui, roba da rompere. Quindi rompiamo, e rompiamo, e rompiamo, e rompiamo. E tanti, tanti, tanti segni per terra. Quindi subito, cominciamo. Boom. Strup, oi. Vai. No. Ecco, la cosa brutta è che dovete essere precisi, ok. Ancora, ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso vediamo un po', dove devo andare? Qui a sinistra, o meglio a destra? Sì. Dunque, qui che ci sta? Oh, sì, ok. Allora, fondatore e proprietario di Frizzo, poesia d'amore 3.
Se le due sono remoti premendo solo start e le loro anime sono una, in pratica è quello che vi ho già detto, dovete premere start per cambiare personaggio quando siete separati. Allora, piccolo consiglio, cominciate con Luigi qui, ok? Adesso si comincia perché è una gara a tempo, credo. Dovrebbe essere a tempo. Non è a tempo? Mi ricordavo male allora. Comunque Mario deve fare un paio di cose. Mario? Bravo Mario. Vai, premi il pulsante. E lì c'è una cosa che devo prendere, mi raccomando, non devo dimenticarmene. Start. E... niente pulsanti? Oh. Oh. Ok, ho capito. Allora, appena usciamo. Bene. Devo fare un paio di cose proprio qui. Allora, vediamo se ho capito bene. Prima devo... oh, un attimo, prima così. Poi prendiamo quell'oggetto così non me lo dimentico. Ok, allora, è qui che deve andare Luigi? Sì, qui va Luigi. Quindi Mario deve essere schiacciato. Quindi... un attimo, perché la cosa sembra facile ma non lo è affatto. Si può fare... oddio, non me lo ricordo. No, un secondo. Vediamo se si può fare così, perché non ricordo. Allora, vai. B. Non si può cambiare, perfetto. Come fare, come fare, come fare? Ah, sì, 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 ho capito come fare. Allora, in pratica bisogna davvero correre. Allora, no. Vai. Ecco, allora. Attenzione. Vai. Questo è a tempo, giusto? Appunto. Vai, Mario, subito. Allora, cominciamo a cambiare. Vai. Mario entra, Mario entraci, perfetto. Dovrei aver fatto, eh. Vai. Yeah, e abbiamo preso la bacca ridolina bianca. Perfetto, questa era la prima delle tre bacche. E adesso andiamo a prendere altro, ovviamente. Fermi, fermi, ho visto qualcosa qui. Vai. Boom, fagiolghigno. Allora, adesso bisogna fare il salto lungo, perché deve farmi sempre cambiare pulsanti, questo coso. Grazie, ok. Dovrei aver fatto tutto quanto, vero? Sì, qui ho sconfitto tutti quanti i nemici, sono pronto in pratica. La bacca gialla... la bacca bianca è stata presa, quindi prendiamo anche le altre due, abbiamo praticamente fatto. Allora, qui ci sono le altre due bacche. Bene. Non vorrei ricordarmi male, però... ah, nemici, ok. Tagliamo. No, un attimo, fermi, no, col cavolo che taglio, non posso tagliare, perché c'è un nemico nuovo lì. Allora, il più motto, prima vorrei sconfiggere appunto però i tipi timidi, perché rompono un po' le scatole, quindi vai. Hammer! Va bene. Allora, vai, alto, quindi penso... ouch. Questi cosi buttano... oh, questi nemici li ho già visti però, dove li ho visti? In... un altro Super Mario. Comunque, vai, contro i... vai. I più motti. E shboom. Oh. Kaching. Fine. Allora, se non erro questi qua vi danno anche degli strumenti utili. Non vorrei dire stupidaggini. No, nulla. Perfetto. Luigi, level up. Perfetto. E andiamo con... difesa. Velocità. Velocità. Dai. 4. Va benissimo, grazie. Oh yeah. Adesso vediamo se ci sono altri piumotti, se no... perfetto, altri piumotti. No? Ok. Vai. Doppio... martello! Ok. E già che ci stiamo, anche questo. Salto espulsione! Piano piano riuscirò a farcela. Allora, verso il basso. Questi cosi non si possono colpire, quindi evitateli e basta, perché vi faranno solo male. Spum! Wow, in un solo colpo? Perfetto. Mario level up! Vedendo le statistiche direi baffi. Sì, alla faccia. Un 4 e un 2 ovviamente. Oh yeah! Allora, adesso ci sono altri nemici? Sì, ci sono 3 di questi cosi, mamma mia, ok. Sperando che non ci siano altri piumotti, tanto l'avete visti come funzionano. Cominciamo a sconfiggerli.